arriverà in autunno l'ultima generazione di Kia Sorento. Nuovo look, tecnologia all'avanguardia e motorizzazioni di ultima generazione, incluse varianti ibride e plug-in. A seguirne la presentazione internazionale in streaming su Facebook il 19 marzo c'era una numerosissima tribù tra appassionati, addetti ai lavori, giornalisti curiosi. La ragione è facile da scoprire. Sorrento è come un termometro che misura l'aumento del consenso e dell'autorevolezza di Kia. È uno dei prodotti che hanno fatto la storia di Kia in Italia. All'inizio del 2002 era un fuoristrada grande e funzionale, con un prezzo aggressivo. Ora siamo pronti a farla conoscere in una veste innovativa, quella di un'esclusiva SUV al passo con i tempi, grazie all'offerta di propulsori a tecnologia ibrida. Di che pasta sia fatta lo si vede subito. Sposa un nuovo design che la trasforma in una SUV crossover tutta grinta e sportività, a cominciare dalla calandra Tiger Nose, a naso di tigre, decisamente più grande e solidale con i fari LED dalla forma sottile. Un dinamismo che sprizza da dettagli high-tech, dalle prese d'aria che spiccano in basso nel paraurti e poi si ritrova nella fiancata dove si notano il classico disegno triangolare del montante posteriore e gli ampi passaruota che ospitano cerchi in lega anche da 19 pollici. Nel portellone, che si apre automaticamente, attirano l'attenzione i gruppi ottici verticali sdoppiati e più sotto il paraurti spigoloso e due scarichi finti per enfatizzarne la sportività. Se nel 2002 Sorrento forniva agli occupanti uno spazio pratico, robusto e funzionale, oggi l'obiettivo è offrire qualcosa di sorprendente, desiderabile e confortevole. In altre parole, il salotto più elitario di tutta la gamma Kia. Sedute al volante si provano le medesime sensazioni di un pilota professionista. Il cruscotto digitale da 12,3 pollici e il display a sfioro da 10,25 del sistema infotainment danno la sicurezza di avere tutto nel quadro visivo. Non mancano le compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Una chicca? Il dispositivo Mood Lighting, con cui si sceglie tra 64 colori e si regola l'illuminazione ambientale creando una sensazione da lounge. Selezione raffinata ovviamente per i materiali dell'abitacolo, che fonde finiture metalliche, rivestimenti in pelle, nappa o tessuto, sia mono sia bicolore, e superfici in rilievo effetto satinato. Sorrento 2020 sarà dotato di propulsioni ibride con tecnologia sia full hybrid sia plug-in. In particolare, Sorrento Hybrid si caratterizzerà per un powertrain che abbinerà un turbo benzina TGDI da 1,6 litri a iniezione diretta a un elettrico da 44,2 kW, alimentato da una batteria da 1,49 kWh. Sarà in grado di erogare 230 cavalli e 350 Nm di coppia. La potenza verrà trasmessa alle ruote mediante un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione potrà essere anteriore o 4x4. La nuova SUV avrà a listino anche una versione a 7 posti. Lunga 481 cm, offrirà una capacità di carico sino a 821 litri, 7 posti, o sino a 910 litri, 5 posti, e più spazio per i passeggeri della terza fila. Insomma, chi salirà sulla Sorrento potrà assaggiare già oggi la qualità dei viaggi del futuro. Con i sistemi ADAS di livello 2 si avranno esperienze da auto che guida da sola, la sicurezza sarà pari a quella del cavo di una gioielleria blasonata e con la connettività si potranno scoprire itinerari alternativi per battere il traffico, ascoltare Radio DAB e raggiungere il distributore più vicino quando si è in riserva. Ma anche trovare la temperatura ideale quando si sale in vettura e fare manovre con il telefonino. Sì, non solo una SUV per famiglie numerose e benestanti, anche per un top manager, Sorrento potrebbe rivelarsi una scelta assai azzeccata.